C'erano le cosiddette truffe romantiche, oltre a quelle informatiche, tra i principali canali di finanziamento dell'associazione mafiosa di origine nigeriana, sgominata nell'inchiesta Hello Bros della direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, un giro d'affari da 1 milione di euro in 3 anni. Le indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo hanno portato all'arresto di 30 persone, tra cui il leader italiano dell'organizzazione Black X, Ascia Nera, Solomon Obaseki, 35 anni, noto anche come Titus. La truffa romantica prevede la registrazione con false generalità su un sito di incontri e fittizie relazioni amorose. In uno dei molteplici casi documentati dagli investigatori, Titus e i suoi complici hanno fatto credere a una signora statunitense dell'Oklahoma di chattare con un militare dell'esercito a stelle e strisce, il sergente Ballard Jefferson, e sono riusciti a estorcere oltre 23.000 dollari. Tra le altre peculiarità, nelle truffe informatiche, l'uso della cartella bozze di varie caselle di posta elettronica, che hanno scoperto non essere intercettabile, per ospitare numerosi codici di carte di credito clonate con cui comprare materiale informatico. Il giro è finito quando gli inquirenti, anche grazie al servizio immigrazione della questura, hanno convinto il leader italiano di Black X a prendere casa in una particolare via dell'Aquila, in un particolare palazzo. Lui non poteva saperlo, ma il resto degli appartamenti era tutto occupato da poliziotti che hanno potuto controllarlo 24 ore su 24. È stato tenuto sotto controllo affinché questo territorio potesse stare in sicurezza. Ci siamo riusciti, ieri abbiamo smantellato questa organizzazione, l'abbiamo rimessa nelle mani dell'autorità giudiziaria che ne valuterà tutti gli elementi che abbiamo acquisito in questi mesi di indagine.